Traffico internazionale di droga, due sodalizi criminali si spartivano lo spaccio tra Siracusa e Catania, 9 arresti. Nell'ambito di attività di indagine coordinata dalla locale Procura Distrettuale della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito, con la collaborazione di unità del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma e il supporto di militari ATP e cinofili etnei, due provvedimenti del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Etneo, con cui sono state disposte misure cautelari personali reali nei confronti di 9 persone ritenute responsabili a vario titolo e in concorso con ulteriori 12 soggetti dei reati di traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità. Le investigazioni svolte da unità specializzate del Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Catania, gruppo operativo antidroga del GICO, anche mediante attività tecniche, acquisizione di dati e notizie tramite banche dati in uso al corpo, servizi di osservazione e riscontro, traggono origine dallo sviluppo di talune risultanze emerse nell'ambito di altro procedimento condotto dal predetto reparto. Gli approfondimenti effettuati dalle Fiamme Gialle catanesi avrebbero consentito, nell'attuale fase in cui non si è ancora instaurato il contraddittorio con le parti, di delineare la struttura di due distinte consorterie criminali, accertandone il modus operandi caratterizzato da collaudati e consolidati stratagemmi finalizzati all'importazione sul territorio nazionale ed esportazione verso l'isola di Malta di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché alla vendita al dettaglio nelle locali piazze di spaccio. Nel dettaglio, un primo sodalizio sarebbe stato operativo nell'Interland Etneo nella provincia di Siracusa, ma con propaggine transnazionale, occupandosi direttamente dell'approvvigionamento, anche mediante importazione dalla Spagna, di stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, effettuandone i relativi trasporti sia verso l'Italia che verso Malta. In tale contesto sarebbero emersi rapporti d'affari del sodalizio anche con un soggetto condannato per l'intraneità al clan Cappello Bonaccorsi, il quale sarebbe risultato uno degli investitori in relazione ad alcuni carichi di marijuana. Il secondo gruppo criminale avrebbe sfruttato la capacità dell'altro sodalizio di movimentare importanti quantitativi di stupefacente per occuparsi della gestione della vendita al dettaglio del narcotico nelle locali piazze di spaccio della provincia Etnea e Aretusea. Nel corso dell'indagine, a conferma del quadro indiziario acquisito, sono state effettuate in più fasi diverse sequestre di sostanza stupefacente per una quantità complessiva di circa 18 kg di cocaina, 41 kg di hashish e 50 kg di marijuana, che hanno portato all'arresto in flagranza di 8 soggetti.